Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Carlo Itini. Aveva condannato l'assalto delle truppe israeliane all'ospedale Al-Shifa, obiettivo militare di Tel Aviv, in quanto considerato il quartier generale degli uomini di Hamas. È stato arrestato ed interrogato il direttore della struttura ospedaliera più grande di Gaza City, Mohammad Abu Salmiah, assieme ad altri medici, mentre si spostava verso il sud della striscia di Gaza. Un atto denunciato dal portavoce del ministro della salute di Gaza, Ashraf Al-Kudra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ci ha ancora inviato alcun rapporto per spiegare la situazione, compresi i numeri e i nomi delle persone detenute. L'impossibilità di contattare Al-Shifa significa che non sappiamo chi è stato arrestato. L'ospedale Al-Shifa è stato uno dei principali obiettivi dell'offensiva di terra israeliana nel nord della città. Sabato l'esercito ha ordinato l'evacuazione della struttura. Secondo il personale medico, sono ancora presenti circa 180 pazienti. Da parte dell'esercito israeliano è arrivato un commento all'arresto di Abu Salmiah. Una decisione riguardo alla sua detenzione sarà presa in base ai risultati dell'indagine e al coinvolgimento del direttore dell'ospedale in attività terroristiche. A seguito dell'attacco ad Al-Shifa, le forze israeliane hanno mostrato i tunnel di Hamas che portano all'ospedale e la presenza di armi nei sotterranei dell'impianto. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza hanno evidenziato come due ostaggi portati nella striscia di Gaza da Hamas dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre siano passati per l'ospedale. Secondo l'intelligence israeliana, con molta probabilità, l'ostaggio Noa Marciano, la soldatessa 19enne il cui corpo è stato rinvenuto a pochi metri dall'ospedale, è stata uccisa dal Shifa. Non è ancora chiaro se il personale medico dell'ospedale abbia aiutato direttamente gli uomini di Hamas nelle loro operazioni nel complesso. Intanto, secondo media occidentali, Hamas in queste ore si è rifiutata di consentire agli operatori della Croce Rossa di visitare gli ostaggi israeliani rimasti a Gaza. In attesa dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, coincidente con lo scambio di ostaggi, le forze di difesa israeliane hanno proseguito le operazioni militari. 300 gli obiettivi di Hamas colpiti nella striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, bombardati centri di comando, tunnel, depositi di munizioni, siti per la fabbricazione di armi e per il lancio di razzi. In occasione del cessate il fuoco, fa sapere Tel Aviv, verrà mantenuta una separazione fra il nord e il sud della striscia. Verrà quindi vietato ai civili sfollati a sud di rientrare a Gaza. Questo al fine di evitare che operativi di Hamas tornino nella parte settentrionale. E per ora è tutto. Israele sotto attacco, un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.